Sì, mi spiace ovviamente che non ci siano atleti novaresi che partecipano ai Giochi Olimpici. A questo punto sono fiero di rappresentare la città di Novara a Londra per questa manifestazione importantissima. Le sensazioni sono sempre belle perché, nonostante sia la terza Olimpiade a cui partecipiamo, quindi dopo Atene, Pechino, adesso quella di Londra, è chiaro che c'è proprio il piacere di partecipare a una manifestazione del genere. Le aspettative sono quelle di fare il massimo per cui ci siamo preparati, quindi per ogni atleta e per ogni allenatore la soddisfazione comunque c'è nel momento in cui si fa il massimo possibile. Poi è chiaro che ci sono avversari, avversari tra l'altro importanti nell'ambito della ginnastica artistica, e quindi vedremo un pochettino quando saremo lì sul posto quali saranno le vere ambizioni. Secondo me sicuramente ci sono dei motivi, ci sono sempre dei motivi per cui non si riesce ad ottenere determinati risultati. Probabilmente a livello organizzativo proprio dello sport novarese in questi anni non si è fatto molto. Chiaramente il calcio ha assorbito sicuramente quasi tutti gli sforzi dal punto di vista economico delle aziende sul territorio, e quindi è ovvio che gli altri sport, quelli chiamati sport minori, di questo un pochettino ne hanno sofferto. E poi bisogna vedere dal punto di vista tecnico se ci sono anche lì delle carenze, perché è chiaro che è vero che lo sport lo fanno gli atleti, ma gli atleti sono preparati dai tecnici, e quindi anche lì bisognerebbe vedere se ci sono negli altri sport oggi come oggi tecnici e strutture in grado di preparare degli atleti sicuramente dotati. Sì, sì, ormai vabbè, vivo e sono domiciliato a Novara da 6 anni e mi ci alleno da quasi 20, per cui si può dire che non sono doc, ma sto studiando. Beh, sicuramente l'Olimpiade per qualsiasi atleta vuol dire aver raggiunto la vetta, per cui già questo, essere lì, essersi qualificati è la cosa più difficile nel nostro sport, e per le nostre condizioni forse avevamo anche qualche difficoltà in più. Poi è chiaro che una volta che sei in ballo bisogna ballare, per cui bisogna cercare di fare il 100%, e ci sono dei sogni che, per quanto riguarda me personalmente, sono cercare di entrare nella finale del concorso generale dei migliori 24. Sarà difficile, ma l'ambizione bisogna sempre metterla in alto, no? Per cui questo è quello che proverò a fare.